Ciao a tutti, buonasera, buona serata, benvenuti. Ciao Giovanni Giocca, ragazzi. Ciao Ivan, ciao Dada Studio, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo un ospite super speciale, Sabino Cannone è qui con noi. Ciao Sabino. Ciao a tutti. Ciao Sabino, applausi. Dopo, quando annunci poi fa quello. Eccolo. Potevamo fare ospite super speciale. Sabino Cannone. Non l'ho mai avuta. Una e poi gli applausi subito. E poi applausi subito ancora. Sì. La prossima volta chiameremo un regista. Oh, stasera siamo in professionista. Tanti, secondo me perché regaliamo un plugin. Ma guarda, è solo secondo me. Sono no, in realtà infatti in lo regaleremo perché... alla fine, così siete costretti a rimanere qua. Esatto. No, sicuramente sono in tanti perché Sabino, diciamo che è uno che ne sa a pacchi e quindi sono venuti per sentire un po' di sapienza. Diciamo. Oggi parliamo di cucina, non parliamo di audio. Certo. Beh, mica, la cosa che funziona di più sono i cuochi, non parliamo di audio. Scusa. No, vabbè, allora, Sabino... cominciamo dall'inizio, racconta un attimo di te dall'inizio per poi arrivare a... Io ci faccio il tentacolo. Quante ore abbiamo? Ma no, semplifichiamo. Sì. Dai. Io ho iniziato come musicista, quindi ho suonato in tante band di stampo jazz o blues, un pochino, e a un certo punto ho sempre avuto la mania di registrare ciò che facevamo e a un certo punto diciamo la deriva del mix ha prevalso su quella del musicista, nonostante abbia comunque sempre continuato a produrre anche non solo come musicista ma anche come produttore proprio, quindi in svariati ambiti, molti ignoti alla maggior parte delle persone che mi conoscono, ma che hanno continuato a esistere sempre. E quindi a un certo punto poi ho iniziato a registrare, come succede un po' per tutti, le demo degli amici, e da quel punto è diventato il mio lavoro. In primo periodo ho lavorato tanto con dei service anche, dove insomma ho fatto una bella gavetta di quelle veramente rock and roll. Di quelle toste. Sì. Ne sappiamo qualcosa. Di quelle, quindi molto rock and roll. E da lì è partito un po' tutto. Quindi ho iniziato a farmi il mio primo home studio, il primo registratore 8 tracce, il mio primo computer è stato un Atari STE, che sincronizzavo con un registratore 8 tracce, anche tanto synth MIDI, poi i primi microfoni, i primi preamp, poi il primo compressore che era un Behringer. E quindi, quello, il famoso, il primo, quello 4? No, quello non mi ricordo il modello, era quello il Composer. Stereo, il Composer che, guarda, che tra l'altro ho avuto fino a poco tempo fa, tipo un paio d'anni fa, che ho regalato dopo un mio amico, e ho detto prima di regalarlo voglio riprovare. E com'era? L'ho riattaccato e vi devo garantire che era nettamente superiore a tanti plugin blasonati. Aia. E quindi no, in realtà erano la Behringer del primo periodo, secondo me, a parte che è una stima, io stimo Behringer come marchio, però i prodotti del primissimo periodo non erano tutt'altro che... cheap, anzi hanno sempre fatto una marea di service. Negli anni 90 aveva i compressori, una fila di compressori, quelli lì. Io avevo quello e poi avevo comprato anche l'Exciter della Behringer e anche questo l'ho regalato poco tempo fa e tutto sommato devo dire che comunque aveva il suo perché. E quindi quando comunque in quel periodo avere un compressore che avesse quel tipo di qualità bisognava spendere moltissimo di più, non molto, moltissimo di più. Stiamo parlando degli inizi 2000, Sabino? No, parliamo del 90. No, 90. Prima. Anni 90. Sì. Io ho iniziato, non è, mi stanno...
mi stanno chiedendo se era il tube composer, no? Non era qua, no, 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 era proprio il primissimo composer che era stato solido, che aveva okay. tra l'altro una sezione di limiter anche, aveva un expander anche, cioè quindi era di fatto una macchina ben strutturata. Tra l'altro io la utilizzavo sul master, e quindi perché aveva queste features qui che mi permettevano effettivamente di avere un controllo del master che io mi sognavo di avere fino a quel momento lì, da un compressore così economico, cioè, e funzionava benissimo. Io poi nel primissimo periodo mi savo tanta techno e musica elettronica abbastanza extreme, e quindi e ti faceva comodo sul master avere, sì, funzionava avere compressore per, limiter, cazzo, funzionava, cioè. Perché cioè, comunque parliamo cioè, degli inizi degli anni 90, quindi di fatto ora insomma il discorso della, dei sample con una dinamica più costante, con tutto super controllato, ci sono tante possibilità di arrivare al master con un segnale molto più controllato. Ai tempi c'erano tante insidie nella produzione, sì, certo. Che, tra cui che non erano tutti livellati con l'RMS giusto, cioè nel senso cioè, c'erano tante problematiche che ora sembrano assolutamente, cioè, che sono inesistenti di fatto. Sì, che sì, i giovani non sanno, i più giovani, non sanno. Esatto. I giovani non sanno. E quindi di fatto ai tempi era un compressore, mi ricordo che era versatilissimo, perché poi comunque cioè, non, solo, non facevo solo musica elettronica, facevo un po' di tutto. E quindi mi ricordo che funzionava bene ovunque, sempre. Quindi cioè, parliamo sempre trasportato tutto ciò a 25 anni fa. Sì, sì, certo. Era una certo. figata mostruosa. Quindi diciamo... Tra l'altro voi poi, parlavate sempre di quel periodo, ma mi sa forse una vostra diretta di qualche tempo fa parlavate del Lexicon e l'XP15. Sì, 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 sì. L'XP15 l'avevo comprato in America quando ancora qui non era uscito. Sì, sì, e sì. Io avevo in quel periodo là, mi ricordo che uno dei primi multi effetti di quelli proprio da urlo, in quel periodo là, ecco, nel mio primo studio avevo un LXP15-2 che... Ovviamente era l'unico riverbero di qualità che avevo e che programmavo con i sistemi esclusivi durante il pezzo, perché non potevo cambiare i parametri. E certo, certo. e però quindi... aveva il load e quindi ti rimaneva un po' di buco? Ma sì, un pochino sì, però cioè, messo ad hoc... ad hoc, no, sì. Sì, ma sì. Quella era una macchina, secondo me era una macchina strepitosa. Ma spaziale. Poi, tra l'altro cioè, era uno dei primi riverberi, cioè, che comunque non era economico. Mi sa no, che non era, costava milioni. Una fucilata, ma rispetto al 480, 224... 4 milioni, penso. 4 sì, milioni. Sì, mi sembra... Io, di lire. Mi sa che io l'avevo pagato in dollari, l'avevo pagato una fucilata. Non sì, vorrei sì. dire una cazzata, ma sì, tipo 2000 qualcosa. Sì, sì, ci sta, perché il valore del dollaro... Sì, era 2000, in quel periodo là era 2000, sì. Quindi... Cioè 2000 lire, ragazzi, c'erano le lire. Esatto, esatto. Ed era di fatto comunque un riverbero. Io mi ricordo, cioè il primo preset, quando tu l'accendevi, era la Large Hall. Sì. E comunque ha sempre funzionato. No, era bellissimo, perché si chiamava 15... Perché era l'unione dell'LXP1 con l'LXP5. Erano mezzi rec. Sì, che erano metà rec, però era quella roba lì, perché poi potevi... Intanto era programmabile, cosa che quegli altri due non erano. Esatto. E poi potevi unire più delay insieme, potevi sì. fare tutta una serie di cose. Veramente sì. una macchina strepitosa. È che non le vedo più in giro, vedo i PCM90... sì, 80, quella roba lì, ma l'LXP15 non l'ho mai più vista. Ma perché cioè neanche me, usato, eh? Ma perché secondo me cioè, Lexicon ha il suo modello di punta proprio è sempre stato il PCM70, nel sì, senso sì, quello bellissimo. Più largamente diffuso. Sì, L'XP15 non dico che era una cosa un po' di nicchia, però non ha avuto poi, nonostante sia cioè, all'unanimità riconosciuto come un riverbero assolutamente fantastico, però non ha avuto quella diffusione. Sì, ho capito, negli studi soprattutto non ha avuto quella risonanza che aveva il PCM70 e il PCM60, eccetera. Poi, passatemi quello che dico, però diciamo l'LXP15 era un po' come overall di suono un po' più tondo, invece il PCM70 ha avuto sempre un po' un imprinting un pochettino più
rock and roll, se vogliamo. Sì, 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 sì. Moltissime room che erano, era un po' più, fra virgolette, esplosivo, ecco, il PCM 70 rispetto alle sì, è vero, che è si connotava già timbricamente per certi utilizzi. Sì, 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 sì. Quindi poi la tua carriera è proseguita, sì, fino ad arrivare più o meno, piano piano, sei arrivato in Serie A, diciamo, e hai lavorato con gente del calibro di... Ma no, allora ho fatto tantissima musica elettronica e quello è stato, cioè l'ho fatto per tantissimo tempo. A un certo punto io ho incontrato i Pooh e quindi e con i Pooh ho iniziato è stato un incontro tipo sliding doors nella mia vita, sì, cioè, nel senso che ho conosciuto Red, che mi ha praticamente chiesto di diventare il responsabile del loro nuovo studio. Sì. E quindi a quel punto ho iniziato a lavorare con i Pooh. E, all'inizio dovevo probabilmente pensavo di starci poco, poi alla fine ci sono stato tra varie situazioni più di 10 anni e alla fine, se sommo tutti i dischi che ho fatto dei Pooh, saranno 30, ecco. Quindi, ma il nuovo studio, cioè dopo il Morning? Dopo il Morning, quello in via, sì, Salomone, sì, quel, sì, sì, perché io frequentavo il Morning, sono, sì, le, sì, patch, sì, che sono attualmente ora al Morning, alla Q Studio si chiama ora, prima si chiamava Apricot, le ho fatte io, quindi quelle che ci sono, okay, ancora oggi sono quelle che ho fatto io, sono quelle che hai fatto 25 te, sì, anni fa, e quindi da... cioè hai sostituito Cantele praticamente? No, io ero l'assistente di Cantele. Ah, okay, ok, ok. Renato è stato il mio maestro. Ok, e beh, alla faccia. E quindi, grande lui, sì, veramente, sì, sì, una leggenda, Renato, sì, Cantele. Renato è stato il mio maestro. E in quel periodo poi vabbè, ho iniziato a lavorare con loro e poi pian piano ho iniziato a lavorare un po' con tutti, perché poi ho iniziato con una collaborazione con Fio Zanotti e quindi ho fatto tanta roba con lui, ho fatto Giovanni Celentano, ho fatto Claudio Baglioni, tantissimi artisti ho fatto con lui, avevamo fatto anche della roba televisiva, e poi pian piano, vabbè, e poi ho lavorato un po' con tutti, cioè, sono veramente tantissimi. Sono diciamo degli sport, ultimi, degli ultimi spicca Pino Daniele, che hai fatto l'ultimo, sì, singolo, quello postumo, giusto? Sì, 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 ho fatto... E lì l'emozione di sentire la voce di Pino, in solo... Sì, no, vabbè, là sì, anche perché poi in realtà, cioè, sono stato sempre un grandissimo fan di Pino Daniele. Eh sì, quindi, come tutti noi, sì. E quindi, di fatto, quando mi è stato il pezzo che l'aveva prodotto Corrado Rustici... Corrado Rustici. Altro leggendario produttore, sì, se non, sì, sapete chi è, andate a googolare, è praticamente... Sì. Ha fatto delle cose pazzesche. Sì, e quindi quando ho fatto quel pezzo là, di fatto io ero un grandissimo fan, lo sono tuttora di Pino Daniele, quindi effettivamente è stata una grande emozione, mi sa. Poi vabbè, hai fatto lo Stato Sociale, quel pezzo di Sanremo, sì, che ha praticamente vinto Sanremo, diciamo, anche, sì, se non ha vinto, però sì, praticamente l'ha vinto. E poi ho fatto comunque da 10 anni a questa parte ho iniziato una collaborazione abbastanza stabile con David Kahn, che è il produttore noto per aver fatto un sacco di dischi di Paul McCartney, sì, e quindi con lui ho fatto veramente tantissimi dischi, tra cui James McCartney, dove c'era anche Paul McCartney, Ingrid Michaelson, con cui abbiamo fatto tanti pezzi per Grey's Anatomy, tantissimi, cioè nel senso penso di aver fatto più di 40 dischi con lui, e continuo a lavorarci. Pochi giorni fa ne ho fatto altro, con lui ho fatto anche tutto il disco, una grande installazione a New York per il National Geographic 3 anni fa. Eh sì, perché tu fai anche tutte queste cose di cui magari, cioè, magari non fanno molta scena, non se ne parla tanto, ma in realtà sono delle cose strafighe, sì, e per le quali ci vuole una competenza, cioè ci vogliono i coglioni per fare una roba così. Sì, quindi... mi sono sempre interessato di audio immersivo, poi non sono uno che ne parla, ecco, cioè, quindi sì, cioè, non faccio i servizi, poi parlo dell'audio immersivo, però in realtà è qualcosa che faccio da sempre, da quando c'è stata la prima versione di Pro Tools che supportava il Surround, che era la versione 5.1, io ho iniziato, sì, Surround, e da lì
sviluppato anche dei software per fare la spazializzazione che ho solo io, che nel senso ho fatto sviluppare e che utilizzo solo io. E quindi poi da lì, cioè, mi sono sempre occupato di audio immersivo. E i primi Dolby Atmos li ho fatti quando uscirono, sono stati 7-8 anni fa. Sì. Però in realtà la cosa che mi interessa di più è sempre stato fare installazioni con sistemi molto più complessi. Infatti, per dirti, National Geographic aveva delle stanze con 22 vie, quindi 22 però, discrete, quindi non un app mix, cioè del Dolby che sai funziona con una matrice base di nuove casse, però poi diventa modulare. Là parliamo di 22 vie con geometrie asimmetriche, quindi diciamo cose molto più complesse. Perché Dolby Atmos, spieghiamolo un attimo per i ragazzi, per chi non lo sapesse, è di base, diciamo, quello di cui si parla tanto adesso, che va molto di moda, di base è un 7 più 1 più 4, giusto? E allora, la base sarebbe 7.1.2, significa hai 7 casse in configurazione, 3 frontali, 2 laterali, 2 posteriori, su più 2, che è il più 1. E più uno, più due sopra. Infatti quando si crea la traccia Dolby Standard su Pro Tools è 7.1.2. Di fatto, per avere una matrice invece per lavorarci basic, deve avere almeno 4 casse sul soffitto, di fatto. Sì, cioè quindi, 2 frontali e 2 dietro, diciamo, sopra. Sì. E questa è la... È la base, e per cui poi è un sistema che è modulare, quindi poi di fatto se il tuo mix poi viene utilizzato in una stanza che ha 6 casse sul soffitto, siccome il Dolby è definito un mix ad oggetti, quindi gli spostamenti delle sorgenti lo spostamento non è associato alla cassa, ma vengono scritti dei metadata su cui si scrivono le traiettorie dei movimenti. Questo dà la possibilità appunto di traslare il mix in stanze con configurazioni differenti e replicare gli esatti movimenti con più diffusori. Quello che poi invece nella realtà succede ora, per cui ora c'è un grande clamore del Dolby Atmos per la musica, è che viene diffuso attraverso i sistemi, gli unici sistemi per mobile, che sono, cioè i sistemi di streaming, che sono Tidal o Amazon HD, sì. E che di fatto replicano questa esperienza Atmos, però in formato binaurale, quindi diciamo... come direbbero gli americani, not a big deal. Quindi, diciamo, sì, esatto. La vendono un po' perché marketing è molto cool, tutta questa cosa. Devo dire che c'è un protocollo, pare che sia uscito, non so quanto ufficiale, un protocollo di Apple che si sta allineando anche lei a questa cosa come Tidal e come Amazon HD. Penso debba farlo necessariamente perché... per forza, certo. Perché certo. Comunque, cioè, sai, Dolby comunque a un certo punto ha il potere di imporre certi standard. Certo, a un certo punto, penso la totalità dei sistemi di streaming dovranno in qualche modo supportarlo. Ma tu come lo vedi? Staremo a vedere se farà la... Sabino, come lo vedi applicato alla musica? Esatto. Ma guarda, nella mia esperienza dell'audio immersivo, l'audio immersivo dà il massimo con le casse discrete. Quindi quando io mi trovo in un posto, sono al cinema, ascolto un film in Dolby Atmos, dove la musica è messata in Dolby Atmos e viene riprodotta fisicamente da più diffusori, quello è un'esperienza che effettivamente ha il suo perché. Certo. Quello che invece succede poi nella realtà è che questi mix immersivi vengono codificati in binaurale. Cos'è il binaurale? Il binaurale è una tecnica che permette di... lo spiego in modo che tutti magari sanno di cosa si tratta. Il binaurale è una tecnica che permette di fatto di replicare attraverso le cuffie un'esperienza immersiva. Quindi simulano il posizionamento anche dietro le spalle, sulla testa, quindi è una emulazione attraverso dei modelli matematici che si creano. Quindi di fatto si ha un'esperienza più 3D, ma non è come avere le casse fisicamente disposte attorno a te.
Sì, per far capire ai ragazzi, qualche mese fa è uscita quella mezza cagata di quel suono che girava in tondo, sì, cioè audio, che girava sì, in più o meno. Sì. Esatto, un po' quello là. È un po' quella roba lì. Devo dire che secondo me non era proprio il massimo quella roba lì. Sì, diciamo che l'hanno fatto un po' così. No, ma infatti avevo fatto anche un'intervista per i Rolling Stones che mi chiedevano appunto cosa ne pensavo e mi chiedevano di spiegare come funzionava. Cioè, alla fine, insomma, è un po' quello il concetto. Ecco. Quindi, sì. Quello era un binaurale, secondo me, immerso in un riverbero e rimerso in un binaurale. Quindi, nel senso che hanno fatto un po' un accrocchio, probabilmente è servito far capire a chi è proprio all'asciutto di questa roba qua che esiste anche questa roba qua e cioè, non so come dire, per dare un po' di consapevolezza, sappiate che c'è anche questa roba qua. Sì. Ha attirato un po' d'attenzione e vedremo come si sviluppa, perché anche quando è uscito il 5+1 doveva essere la rivoluzione della musica, tutti che ci hanno investito un botto, e poi è morto nel giro di un po' di anni quindi vedremo. Il problema è sempre quello del device d'ascolto. Sì, è quello, cioè voglio dire, in casa, voglio dire, io vedo ancora in tanti posti dove vedo le casse stereo, vedo le due casse sull'una o sull'altra. Quindi, sì, diciamo che oppure una è in cucina e l'altra in salotto. Quindi, sai cos'è? La cosa che aiuterà molto adesso rispetto a quando è uscito il 5+1, secondo me è il wireless. Cioè il problema di farsi un sistema 5+1 in casa è che c'erano tutti quei era un bordello, quindi non è che tutti si mettevano lì a farselo. Adesso con tutte le cassettine wireless, le varie Alexa eccetera, probabilmente è molto più semplice farsi un sistema, diciamo, Dolby Atmos o Surround eccetera, potrebbe svilupparsi. Dopo lì starà a capire mixarla questa roba, no? Cioè cosa metti dietro, cosa metti sopra, cosa metti di fianco. Là è tutto, e lì comincia. In realtà è un argomento molto complesso, dove diciamo entriamo in quello che si chiama estetica del suono, quindi è tutta una storia da scrivere ancora per molti versi, però per tanti altri diciamo ci sono dei limiti oggettivi a questa cosa qui, cioè perché sai, poi l'approccio poi dipende anche dal genere, Certo. Se io misso dei brani di natura elettronica, il tutto si presta molto di più a cose un po' più, come si dice, pirotecniche. Mettiamola. Sì, certo. Se misso del pop normale o del jazz, quello che, cioè, l'esperienza immersiva penso che debba, come si dice, essere più focalizzata sul creare un'esperienza d'ascolto che simula un posto reale, più che fare dei movimenti di tipo, insomma, un po' esatto, spaziale. Sono d'accordo. Quindi, diciamo, detto ciò, secondo me è tutto un po' un capitolo da scrivere, cioè nel senso che se facciamo un piccolo passo indietro e pensiamo alle prime registrazioni stereo, se io prendo i dischi di Charlie Mingus, quando i primi dischi stereo avevo la batteria a destra, il basso. Perché non sapevano di preciso cosa mettere dove. Sì, quello è anche perché molto spesso l'estetica, questo veniva fatto perché si seguiva un'estetica di disporre sulla stereofonia come vedo i musicisti in qualche modo. Sì, no? Esatto. Quindi esatto, diciamo, esatto. Poi diciamo il concetto dello stereo invece è cambiato, non seguendo, come si dice, un imprinting di visione, ma quello di un'esperienza di uno spazio anche non reale, ma che crea un'esperienza più, diciamo, eccitante di quello che succede. Ecco. Esatto. Senti, invece venendo alla tua tecnica, sì, mix in the box, mix ibrido, cioè io lo so, ma voglio dire, che bella domanda questa. È la domanda malefica. Ma allora sono distorto, dice, possiamo dire comunque che alla fine le orecchie sono due, questa è una grande verità, devo dire. È vero. Sì, è vero, le orecchie sono due, però noi in realtà non ascoltiamo in stereo nella vita, perché siamo programmati anche per sentire
cioè per dare un posizionamento nello spazio alle cose, cioè il nostro cervello e le nostre orecchie sono fatti in modo che noi capiamo da dove arriva che cosa e più o meno anche la distanza. Questo dicono perché all'inizio dovevamo capire se arrivavano dei predatori e quindi dovevamo stare all'occhio perché ne andava della nostra vita. E quindi in realtà abbiamo due orecchie, ma noi viviamo in una realtà immersiva, cioè noi sentiamo dietro, infatti, a destra, a sinistra, sopra, sotto. Infatti il binaurale è replica questa percezione, esatto, quindi esatto, diciamo, con esatto, un algoritmo abbastanza complesso che comunque si basa sempre su un discorso di fasi e su percezione delle frequenze, quindi banalmente più chiaro un suono sul fronte, più scuro dietro certo, frequenze che per dirti il range degli 8 Hertz sono frequenze che vengono percepite maggiormente come frequenze provenienti da dietro e si riescono a replicare anche la percezione dell'altezza in quei range lì, è l'unione delle due cose, intendo. Sì. Quindi di fatto quello che si fa col binaurale è replicare quello che a noi succede già, insomma, nella vita reale, di fatto. Sì, esatto. E torniamo alla tua tecnica. Sì, io sono un moderato, ecco. nel senso che non usi il nastro, sistema, immagino. Quindi. Ma tutti i giorni, la mattina, la suoneria, poi la passo sul nastro. È più analogico. Non c'è paragone, non c'è paragone. No, nel senso che sono un moderato, nel senso che ho un sistema ibrido per cui fondamentalmente di solito misto in analogico con un sistema ibrido, significa che ho ho diversi pacchetti con dei processori analogici che non muovo mai, sono così, con dei colori, e utilizzo di fatto una matrice analogica per sommare tutti questi colori per non fare doppie conversioni. E a valle di questa matrice analogica, che nel mio caso è un Kayan, questa società spagnola che fa questi sommatori molto interessanti, perché hanno un sistema master, hanno sul master la possibilità di avere tre tipologie di somma, quindi tipo 4000 SSL, 9000 o NIV, e quindi io di fatto con tre circuiterie differenti con trasformatori, quindi realmente replicano queste tre console. Però di fatto nel mio caso il vantaggio reale che ho è che se utilizzo dei processori esterni in analogico non rientro in digitale per poi riuscire in analogico e fare la somma. Esco in analogico e poi faccio un'unica risomma analogica prima di rientrare in digitale. E, ci sono però al tempo stesso delle cose che misso solo in the box, perché ci sono magari delle cose di tipo elettronico, molto con dei transienti molto pronunciati, dove comunque non c'è un vantaggio reale nel mixare, certo, anche in maniera ibrida. Io comunque continuo ad utilizzare molto analogico, perché quello che succede, è vero che vedo che il mondo sta andando verso l'in the box, quindi diciamo io sono continuo a utilizzare molto analogico, perché quello che succede nell'unione di tante catene analogiche genera una risultante nel dominio armonico che ha ancora il suo perché dal mio punto di vista, sì, non per tutto, per certe cose. Sono d'accordo. Quindi secondo te, Sabino, dei generi sono più legati al... possono rimanere in the box, tra virgolette, mentre altri hanno un beneficio ad andare analogico? Allora, secondo me, mettiamola così, i generi che nascono in dominio fondamentalmente digitale, cioè quindi se penso alla techno, penso alla dance molto elettronica, con commistioni analogiche, di fatto la somma digitale, cioè la somma analogica non dà un valore reale a quello che succede. Invece ci sono tanti altri contesti in cui la somma analogica ha ancora un suo perché. Faccio un esempio,
Io ho mixato l'ultimo disco di Corrado Rustici, che era un disco che era comunque, aveva una imprinting che voleva essere anche elettronico per tutte le ritmiche che c'erano, però ovviamente c'erano anche tante chitarre, quindi diciamo la domanda era facciamo in the box perché solo un po' può tendere direttamente a quel tipo di sound finale, o queste domande che mi sono fatto io, perché comunque Corrado si è fidato di quello delle mie scelte. Alla fine ho deciso di farlo in ibrido perché di fatto se immediatamente certe cose subivano un leggero calo in termini di punch, di attacco, la risultante finale si riusciva a ricompensare il tutto sulla risultante finale, dando comunque una componente e una densità nel campo armonico che ha fatto sì che tutto ciò che invece era prettamente analogico, quindi le chitarre, risultassero molto più interessanti in termini di suono. Quindi diciamo, secondo me bisogna valutare molto bene quello che si vuol fare. Io ecco, in mia prima scelta cerco sempre di mixare tutto in ibrido, quindi con una somma finale analogica. Poi, avendo questo tipo di somma qui, con cui posso scegliere se avere 4000, 9000 o NIV, il 9000 di sua natura è una console che ha molta più headroom e molto dinamica. Quindi di fatto se io sommo con una somma di tipo 9000 è come se avessi un in the box con una leggerissima colorazione, componente armonica in più. Sì. Però non ho l'effetto del 4000 che invece di suo, quando si schiaccia tanto la console, inizia a comprimere per sua natura. Il 9000, prima di iniziare a comprimere, bisogna veramente spingerlo tantissimo. Quindi diciamo ho questa possibilità e che utilizzo in questo modo. Prima di questo sommatore avevo invece il Termionix, come si chiamava il sommatore? Fat Bastard, quello lì, che a un certo punto, che ho usato per tanto tempo, sono stato sempre contento, però di fatto quello è ad esempio invece un sommatore che per sua natura, valvole, colora e connota pesantemente, esatto, quello che passa dentro. Sì. Se gli metti un loop dentro perdi il 70% degli attacchi, cioè, quindi fai secondo me rock and roll e fai solo quello sempre, o fai jazz, va benissimo. Se sì. Io mi capita di fare un po' di tutto, quindi di fatto volevo comunque continuare ad avere una somma analogica e a un certo punto mi rendevo conto che non era più fattibile solo con quello, nonostante sia stato contentissimo di quello che ho fatto con quello. E poi diciamo che hai ovviato al problema per cui tutti si spostano in the box, cioè che la recallability, come si dice, quando devi richiamare le cose, perché le macchine analogiche, una volta che tu hai trovato il loro sweet spot, cioè dove rendono al meglio, non le tocchi mai. Quindi per te richiamare il pezzo, sia che tu sia in the box, sia che tu sia in ibrido, ci metti un nanosecondo. Uguale. È la stessa scelta che ho fatto anch'io, e secondo me è la scelta. E poi Chris Lordaggi fa così da 30 anni, quindi non è che... però cioè, magari molti ragazzi non lo sanno e dicono vabbè, ma io smanetto l'equalizzatore e dopo ogni volta devo star lì a scrivere, poi quando richiami non ritorna mai com'era, eccetera. Invece con le macchine adesso chi lavora in ibrido tende a trovare una regolazione ottimale per quella macchina, e sai già che suona così e che quando ce l'hai bisogno passi di lì, di modo che non hai problema nel richiamare. Io avevo l'unica catena, che è quella di mastering, che avevo prima un compressore finale, e quello siamo sempre sofferto un po' nel non poterlo gestire troppo, e quindi l'ho sostituito, e di fatto ora ho il compressore Better Maker certo. Che ha il recall con lo Compro Tutto, quindi di fatto il mastering compresso. Sì, l'ultimo anello della catena analogica è con il Better Maker, che mi dà la flessibilità di effettivamente di settarlo ad hoc. Per ogni Perché tempo. Spieghiamo bene la tua catena, cioè tu mixi, poi la roba esce, entra nelle macchine, va nel sommatore, rientra in una traccia stereo.
Esce dal sommatore ed entra in una catena di mastering. Ah, prima di rientrare vai nella catena di mastering. Sì, sempre in analogico, non entro sempre mai. Sempre tutto in analogico. Ok. In analogico e dopo rientra dentro Pro Tools. E dopo rientra dentro tu. E poi quando rientri, metti un ultimo limiter, metti altri plugin, qualcosa. Sì, metto plugin, ad esempio... Io faccio molte automazioni, ad esempio anche sul master, tipo sugli stereo widener, li automatizzo durante il per pezzo. Per far esplodere i ritornelli, per dare dinamica al pezzo. Quello, oppure utilizzo magari per dei ritocchi finali, Gullfoss ad esempio. O magari può succedere che utilizzi degli equalizzatori dinamici magari per certe, o dei deesser per limitare un po' le altissime frequenze e poi io comunque uso un limiter finale, certo. Mister Titus ci chiede che se la donna delle pulizie per caso muove qualcosa per sbaglio se avrà una punizione esemplare. Sono istruite. Stanno attenti. In realtà la donna delle pulizie che c'è lì da Sabino ha fatto la SAE. Esatto, c'è un curriculum da presentare. Esatto. Cioè, per essere assunta devi presentare un curriculum. È donna delle pulizie e assistente per i recall. Esatto. Allora, invece poi Sabino ha una carriera parallela, 10-15 anni fa, quando è che è cominciata? Quella di Morvox, diciamo. Morvox è iniziata agli inizi del 2000, più o meno. Ok, minchia, 20 anni fa. Sì, all'inizio del 2000. È iniziata facendo cosa? È iniziata facendo impulsi, la verità. C'è iniziato proprio con quello, perché... Allora, la mia carriera, chiamiamola così, nel mondo del sound designer in realtà è iniziata prima con i sample di batteria, perché ho sempre avuto sto pallino di campionare di tutto, infatti ho avuto tutti i campionatori che esistevano, dall'S612 tu pensi, e quindi però... 900, 950, S1000, 1100, EMU, di tutto. E quindi ho iniziato facendo i sample per mio utilizzo, cioè di fatto non li commercializzavo né li davo ad altri, erano solo per campionare suoni che potevo utilizzare i miei dischi. E poi all'inizio del 2000, quando insomma è nata un po', sono nati i primi plugin di convoluzione che funzionavano in real time, perché in realtà il primo processore di convoluzione, non so se... Era della Sony. Ancora prima. Come software intendo, era un plugin che era ovviamente offline su SoundForge. Il primissimo. Minchia, SoundForge me lo ricordo, certo. Però mi ricordo che tu mettevi un impulso, tu potevi processare offline e ci metteva un X. Invece, prima o poi il riverbero che funzionava in real time è stato Altiverb, di fatto, per Pro Tools. Sì. E quindi quando è nato Altiverb io ho detto, cavolo, sta roba qua è troppo figa. E quindi, in realtà, il mio interesse nel fare gli impulsi è sempre stato dettato dal fatto che io ho avuto sempre questo attaccamento alla musica nel voler vivere tecnicamente più a basso livello, nel senso che mi piaceva costruire i Lego su cui poi si costruiva tutto il resto, certo, mi piaceva insomma ciò che stava dietro. E questo discorso della convoluzione... ho intuito subito che era un'arma ancora più forte di quella di fare i sample, perché di fatto tu potevi connotare in modo anche inaspettato totalmente i suoni, perché il sample è un evento istantaneo in qualche modo, invece il riverbero è qualcosa che ha il potere di connotare qualcosa che tu hai già, cioè mentre io decido di, se io faccio un sample, che so, campiono un pianoforte, campiono un synth o una batteria, decido di utilizzare quel suono. Il riverbero invece ha un grandissimo potere, cioè quello
di poter connotare i suoni che tu hai già scelto di utilizzare. Quindi, per molti versi, ha un potere ancora più a basso livello del sample, perché tu non devi decidere in partenza di utilizzare i miei riverberi, ma puoi decidere di utilizzarli dopo. Quindi questa cosa qui mi ha fatto capire subito che era un qualcosa che mi interessava tantissimo. E quindi ho iniziato a... Il primo processore che ho campionato è stato l'LXP15, quindi che era l'unico riverbero che avevo, e ho fatto i primi sample terribili con quello, perché ovviamente non avevo assolutamente l'esperienza che ho ora, e ho fatto un po' di prove per un po' per un annetto così. A un certo punto mi è venuto la prima bank di sample che erano veramente fighe. Ho detto, questa roba qua è talmente bella che è giusto che io la dia in giro, così, ma parliamo del 2002. Sì. E quindi ho fatto questa prima bank di impulsi che si chiamava Morvox. Quindi il nome Morvox, che stava... Che viene da lì. Morvox significava More Reverb Vox, era un acronimo. Ah, e mi piaceva tanto questo nome, ho detto Morvox. Allora ho iniziato a fare, ho fatto questa prima bank, ho detto, però Morvox è un nome talmente forte che è brutto limitarlo a una libreria. E quindi a quel punto ho iniziato a fare una serie di librerie che a quel punto si chiamavano Morvox con il nome della libreria, sempre gratuitamente. E ho preso il dominio Morvox, ossia avevo questo sito che era un sito di materiale free che si poteva scaricare, se non che a un certo punto mi ha contattato Trillium Lane Labs, che era la prima società che ha fatto invece un convolver basato su DSP per Pro Tools, quindi che funzionava in TDM, che mi ha chiesto se volevo fare delle IR per loro. E quindi a quel punto, allora TL Space era uscito da pochissimo, ora esiste ancora TL Space, si chiama semplicemente Space ed è stato acquisito da e ho iniziato a collaborare con loro e ho sviluppato tanti impulsi. Senti, scusa, ti va di spiegare ai ragazzi la differenza tra il reverbero, cioè nei plugin, tra il reverbero con le IR e invece il reverbero ad algoritmo? Allora, il riverbero ad algoritmo è un riverbero che ha praticamente programmato per in maniera totalmente cioè replica, genera in maniera digitale il comportamento di una stanza. Quindi il fenomeno della riverberazione è semplicemente un eco moltiplicato, l'ho detto malissimo, però il concetto è quello là. È fatto da un calcolo matematico, no? Sono tanti delay sommati tra di loro. Esatto, dove, voglio dire, si accede, come si cambia il comportamento di un riverbero, i parametri di un riverbero basici sono la lunghezza, il pre-delay, quindi diciamo il tempo che intercorre prima che avvenga la riverberazione, le prime riflessioni, seconde riflessioni, la chiarezza, scurezza, il decadimento delle frequenze a seconda della tipologia della stanza, e quindi in maniera digitale si riesce a programmare un riverbero in questo modo qua. Invece il convolver semplicemente dà la possibilità di fare una fotografia di una stanza, quindi di catturare il suo comportamento acustico e di replicarlo attraverso un plugin. Quindi se io ad esempio in una stanza posiziono due microfoni e eccito questa stanza attraverso un segnale di test che può essere uno sweep, quindi una sinusoide da 20 a 20 kHz, o un rumore di tipo impulsivo, come può essere il classico palloncino, o poi ci sono la pistola, e catturo il comportamento della stanza, il convolver ci dà la possibilità di digitalizzare il comportamento acustico campionato in questo modo e di replicarlo in una workstation. Quindi fondamentalmente la differenza che c'è tra un riverbero ad algoritmi e uno a convoluzione è che quello ad algoritmi è totalmente programmato, quello a convoluzione ci dà la possibilità di replicare il comportamento di uno spazio reale. Questo è il concetto base. Poi ovviamente con lo stesso concetto il convolver può replicare anche il comportamento di un hardware, quindi io posso campionare nelle stesse modalità il comportamento di un dispositivo hardware e riprodurlo nelle stesse modalità. Scusa, ti interrompo Sabino, solo l'ultima volta, così posso fare una domanda? Vai. E,
quali sono i limiti del riverbero a convoluzione rispetto all'algoritmico? Ci sono ovviamente dei limiti, perché il convolutore replica, è come un player di uno spazio, quindi di fatto il tempo l'editing che ho io sul riverbero a convoluzione è molto più limitato rispetto a quello di uno ad algoritmi. Ad esempio, si possono editare i comportamenti delle prime riflessioni, però sono in maniera macchinosa, cioè quindi se io alzo semplicemente la prima porzione di un impulso, agisco sulle prime riflessioni, però non è come farlo in maniera algoritmica pura, dove effettivamente riesco al controllo proprio su quella porzione. Quello. Anche per dirti il comportamento di una stanza e quindi sul decadimento delle frequenze è limitato, cioè nel senso io posso scurire un riverbero, però non è come aumentare l'assorbimento delle alte frequenze in maniera algoritmica. Cioè, nel senso, quindi il limite del convolver è semplicemente il fatto che replica una foto, e se, voglio dire, tu provi un impulso e non ti piace, è molto più pratico cercarne un altro, più che rincaponirsi e cercare di editare con i parametri limitati l'impulso lì. Ma una volta dicevano che mancava rispetto al riverbero algoritmico un po' di movimento, soprattutto sulla coda. Ma infatti, ad esempio, Rematrix, che poi è il riverbero che abbiamo fatto con Overloud, dopo un po' ha all'interno una serie di tool che cercano appunto di ovviare a questa, chiamiamola, staticità e limitata editabilità del convolver. Okay. Io volevo dire una cosa per chi magari non è così... facciamo due esempi di reverberi algoritmici ai livelli plugin. Valhalla, per dire, è algoritmico. Rverb, Truverb, Rverb e Truverb sono algoritmici. Sì. Invece a convoluzione c'è Rematrix, Altiverb direi che è il più famoso di tutti, e Space di Avid, per intenderci. Poi c'è Waves R1. R1. Sì. Questo per far capire un po' a grandi linee le cose. Quindi dicevi, hai cominciato... ragazzi, ti abbiamo perso, Max, nuova. Cosa hai detto? Ti abbiamo perso, ragazzi. Tra poco regaliamo la libreria... Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Ok, tra poco regaliamo la nuova libreria di Sabino, quindi... sì, prima... Tra prima poco arriviamo, facciamo Sabino, la descriviamo un po'. Visto che ci siamo interrotti, leggo un attimo un paio di domande. Torniamo un passo indietro alle macchine analogiche. Sono distorto, ci chiede, che avevamo già risposto, ma lo riprendiamo perché magari è passata questa cosa... È difficile gestire diversi progetti che passano dentro macchine analogiche e poi rientrano in the box, nel senso ogni volta tutti i parametri analogici vanno rimessi a posto secondo il progetto o registra tutto poi su Pro Tools? No, in realtà quello che succede è che io sono attento al gain staging, quindi per intenderci, se utilizzo uno stem dove ad esempio c'è un compressore all'interno, sto attento a gestire il gain prima e dopo, quindi magari faccio sì che, cioè le macchine io le ho tarate in modo tale che il mio workflow ha sempre quei livelli lì, quindi bisogna attenti e ovviamente seguire sempre quelle leggi di gain che uno ha all'interno del suo template hardware e digitale. Certo, non hai dei limiti da quel punto di vista, però non è un limite se tu sai bene a che livello entrarci dentro. Ecco. Sì, quindi è tutto presettato, è tutto fermo sempre così com'è, salvo rare eccezioni. E poi la cosa secondo me interessante è che ovviamente io poi ho una finestra master dove ho tutti i master in analogico e voglio dire a un certo punto del mix io posso spingere di più la somma, cioè il gruppo di tutti questi
di queste uscite analogiche, di fatto aumentare o diminuire la distorsione globale di tutto ciò che è analogico. Quindi di fatto posso spingere di più e vedere proprio armonicamente cosa succede. Quindi, ed è molto più piacevole che metterci un plugin. Quindi sì. Natalino dice, ma usi un banco o solo sommatore la catena di mastering? Uso solo un sommatore, che questo Kai Y32, che è un sommatore a 3. No, scusami, però forse ha perso un pezzo. Usa sì. Il sommatore, ma prima di entrare nel sommatore ha tutta una serie di macchine analogiche che entrano nel sommatore. Quindi, e poi ha anche la catena di mastering. Quindi, se ho capito bene, ci sono un bus, per esempio, dedicato alle voci, e sulle voci ci sono... Delle macchine analogiche. Delle macchine. Un bus dedicato alla batteria. Sulla batteria ci sono altre macchine analogiche. E così, eccetera. Tutti questi bus entrano nel sommatore, poi i due canali in uscita dal sommatore vanno alla catena di mastering per rientrare in Pro Tools. Esatto. Ok? Esatto. È così. Ok. Jack Flash chiede se hai avuto a che fare con l'Offa Reverb. L'Offa Reverb, sì, è un convolver se non sbaglio. Non Offa lo conosco, Reverb. Sai, può essere. Sì, no, conosco l'EQ, ma il Reverb non l'ho mai usato. Sì, mi sa che è un convolver comunque. No, non l'ho mai usato, però lo conosco. Cioè, conosco tra l'altro molte persone che lo utilizzano. Se ritorniamo sempre alla catena analogica, Biondo lo chiede, il monitoring è dopo la conversione analogico-digitale? Penso proprio di sì. Sì, il monitoring viene dall'uscita di Pro Tools, è proprio il finale proprio, nel punto finale proprio, è dopo il print del master. Ok, si dice l'Offa Reverb è un convolver crucco. Esatto. Sì, sì, sono tedeschi loro. Mister Titus dice, come mai i plugin... di rimodulazione, ma penso intendesse riverbero, di oggi non riescono ad emulare i vecchi riverberi? Ho un vecchio MIDI Verb 3 da $2, ma mi sembra che suoni meglio dei miei plugin, sbaglio? Dovrebbe prendere Dusty Rec 1 dove c'è il MIDI Verb, quello funziona molto bene, te lo garantisco. Sì. La prima libreria di questa esatto. serie, che oggi sì. regaleremo l'ultima, che è la terza libreria, sì. se lì dentro trovi i campioni del MIDI Verb 3, che Sabino sì. ci assicura che sono molto molto vicini alla macchina originale. Sì, sì, sì. Poi magari, cioè, perché ci siamo fermati sul discorso della convoluzione, perché in realtà dopo il mio interessamento alla convoluzione non si è fermato a campionare le macchine, che è la cosa che mi interessa meno in realtà. Cioè, perché non sono mai stato uno da cloni, perché anche per una sorta di forma di rispetto degli originali, nel senso che ora abbiamo fatto queste tre catene, queste tre librerie, che appunto sono da stile 1, 2, 3, che sono più mirati a dei modelli precisi, però la potenza di Rematrix in realtà sta nel fatto che è nella sua libreria, che non è assolutamente un clone, quindi perché è basata su altri concetti di sampling, che non sono, diciamo, la cattura del singolo impulso. Ecco. Se volete vedere come funziona Rematrix, noi nella diretta di lunedì scorso Andy ha fatto vedere un po' come funziona, sì. abbiamo fatto sentire un pochino, potete andarlo a rivedere su YouTube, mettere il like e iscrivervi al canale, già che ci siete. Sì, e poi dentro Free Videos, nella Rec & Mix Academy, quindi se andate su recmix.it potete iscrivervi gratuitamente, c'è un video tutorial dedicato solo a Rematrix, quindi se ne volete sapere di più lo trovate lì. E vi consigliamo di andarli a vedere, perché è una macchina intanto usata da una marea di big mixing engineer mondiali, consigliata da un sacco di gente, e suona da paura. E allora, già che ci siamo fermati, Andy, che ore sono? Regaliamo un regalo? Ormai è quasi un'ora che siamo in diretta. Sì, dai, regaliamo. Regaliamo. Allora, cosa regaliamo, ragazzi? Innanzitutto, sì. Che non lo sa nessuno. Bravo, no, allora, cosa regaliamo, e facciamo spiegare a Sabino di cosa si tratta.
Ok, è il terzo volume di questa trilogia, chiamiamola così, di librerie per Rematrix dedicate a, appunto, il nome Dusty Rex è un po' un modo simpatico per chiamare tutte quelle unità degli anni 80-90 che attualmente, quando le trovate negli studi, sono impolverate. Certo, infatti il nome è geniale. Io sui nomi ho sempre avuto un debole, mi sono sempre venuti belli, diciamo. E questo secondo me è bellissimo perché rende molto l'idea del rec. Sì, è fighissimo. Tasti rec nel rec. E quindi e questo è il terzo volume, appunto, dedicato a queste unità di riverbero non più in auge e anche ai tempi ritenute non proprio il massimo della, come si dice, del ciò che uno potesse chiedere in studio. Erano considerati un po' cheap, diciamo. Un po' cheap, e in realtà, devo dire la verità, che campionate ora dopo tanti anni, poi in realtà io per fare le tre librerie ho fatto tipo più di 10.000 sample. Oh, poi bisogna, cioè, è lunghissimo il processo, infatti là, cioè, bisogna essere molto zen per farle. Cioè, è la tua forma di meditazione quella. Sì, anche di maledizione. Esatto. Maledizione. Sì, di maledizione, sì. Però... Capita che a un certo punto ti accorgi che hai lasciato qualcosa in catena, lì devi rifare tutto. No, ma guarda, ma infatti non è una cosa che io posso fare sempre tutto l'anno, perché avrei bisogno di un supporto psicologico dopo. No, in realtà è una cosa che faccio, mi piace farlo, però in realtà è giusto farla a intervalli, cioè, quindi lo faccio, insomma, in certi periodi dell'anno. E nonostante, ovviamente, avere fuori questi prodotti qua ti impone di starci sempre dietro comunque. E niente, per concludere su Dusty Rec, abbiamo fatto, appunto, erano tantissime unità, perché alla fine mi sa che sono 18 in totale, abbiamo suddivise in tre librerie, e questo è l'ultimo volume di questa trilogia, che tra l'altro sta andando molto bene, perché in realtà la gente è titubante su questo fatto qua, però poi... Già se ascolti le demo dici, però non mi sembra proprio una cosa così cheap. E in realtà scopre che tante unità, anche le più ignorate, ad esempio ci sono, voglio dire, moltissima gente ignora che so, la Dynacord avesse fatto dei riverberi negli anni 90. Sì, io me lo ricordo. Cavolo, sì, certo. Cioè, Dynacord, c'ha dei modelli pazzeschi proprio. E ti rendi conto che ci sono dei riverberi che sono assolutamente superiori a qualsiasi buon plugin attuale, come densità di suo. Poi, diciamo, quella è il punto di partenza. Poi, di fatto, io ho la mia tecnica di sampling che va oltre un po' con la cattura semplice. E quindi, di fatto, nelle librerie si ritrovano quegli impulsi, assolutamente, ma con un nuovo booster, diciamo così, ecco. Certo. Ci chiedono se c'è il Sony... DP4, quello non c'è. No, ma in realtà ora sarà nella quarta. 4, no, certo. Ma guarda, sono arrivate tre mail di tre utenti, erano proprio da posti proprio i più disparati, cioè, voglio dire, dal Sudafrica all'Australia, e tutti ci hanno chiesto dei modelli che non avevamo messo, quindi diciamo mi sembra che siamo costretti a fare la 4. Certo, sì. Certo. Va bene, quindi per chi non lo sapesse, anche se non avete Rematrix, potete utilizzare lo stesso, sì, tutta la libreria con il Rematrix Player, che è incluso, giusto Sabino? Sì. È un Rematrix, dal punto di vista del suono è identico al Rematrix Full, si ha solo possibilità di editing più essenziale, mettiamola così, però di fatto i parametri vitali, che sono la lunghezza, il pre-delay, il balance fra le varie slot, è presente, c'è un realizzatore sul master, c'è, quindi di fatto poi la maggior parte degli utenti Rematrix utilizza Rematrix con i preset e con un minimo variazione dei balance, quindi di fatto
l'esperienza audio è la medesima, ecco, quindi... Sì, anche perché, come abbiamo detto nella diretta di lunedì scorso, la grandissima figata di Rematrix, che magari per molti utenti può sembrare un po' complicato da usare, è che ci sono un camion di preset e che suonano tutti benissimo. Quindi, siccome usare i preset non è una cosa da dilettanti, ma anzi... Cioè, molti professionisti partono dal preset o addirittura usano il preset. Si faceva già nelle macchine analogiche. Cioè, è pieno di gente che... Stai andando fuori dallo schermo, spostati un pochino. Ah, scusa. Okay. C'è un sacco di gente si è comprato l'H3000 e usava sempre e solo un preset. Quindi i preset sono fatti talmente bene, non fatevi intimidire dalla macchina, perché in realtà è molto semplice usarla. E volevo dire che non vi regaliamo la libreria per farvi comprare il plugin, ma no. A parte che la libreria la sta regalando Sabino, quindi ringraziamo Sabino tutti quanti, ma vi regaliamo la libreria che potete già utilizzare immediatamente anche se non avete Rematrix. Esatto. E quindi come facciamo a regalare la libreria? Abbiamo pensato a questa idea geniale. Genialissima. Vi facciamo una domanda, il primo che risponde, cioè il primo commento con la risposta esatta, ha vinto il plugin. E la domanda la fa Andy. Siete pronti? Siete pronti? Allora, quanti MT-140 Plate Reverb ci sono agli Abbey Road Studios? Cioè, quanti sono quelli storici, diciamo? Sì. Magari adesso ne hanno qualcuno in più, però diciamo che gli storici è un numero particolare. Sì. Il primo che risponde ha vinto il plugin. Ha vinto la libreria col plugin. Non ci siamo ancora, ragazzi. Sì, non è che potete sparare i numeri a casa. Sì, infatti. Da studio dice 13, 12. No, non ci siamo. 9, no, non ci siamo. Potete anche cercarlo su Google, è il primo che lo trova. Non è che non siamo in DAD, non vi preoccupate, non diamo limitazioni. Potete usare Google, sì. No, biondolo, non ci siamo ancora. Dai, sono distorto, tu lo devi sapere questo. Dai, sono alt. Un vincitore. Abbiamo il vincitore. Il vincitore è... Walter Lenza. Bravo Walter. 4. Walter. Bravo. Ciao Walter. Numero è 4. Cioè, agli Abbey Road Studio 4 MT-140 che sono stati utilizzati sui dischi dei Beatles, dei Pink Floyd, di tutti quelli che erano lì negli anni 60 e 70. Quindi, vabbè, Walter... Poi ti contattiamo via mail e ti mandiamo il codice per... La libreria. Giovanni Ciocca si è perso adesso... la domanda che era andato via. Era quanti... hai perso anche il plugin. Era quanti MT-140 ci sono agli Abbey Road. Comunque, se andavate sul sito della Waves, hanno fatto il plugin. Lì c'è scritto quanti... Nel plugin ci sono 4 emulazioni e sono i 4 MT-140 degli Abbey Road. È il più odiato da tutti adesso. Cosa? Odiano perché hai vinto il plugin. Walter. È odiato da tutti adesso. Fermi certo. Tutti, però no, in realtà c'è un altro plugin in regalo. Sì. C'è un'altra libreria, la stessa libreria. La regaliamo a voi che state riguardando il video su YouTube. Tra tutti i commenti che verranno fatti entro la prossima puntata, cioè diciamo entro venerdì, perché diamo una deadline, cioè no, non è che possiamo star qua. Tutti i commenti che verranno fatti entro venerdì, quello che a noi sembra più adatto, più figo, più giusto, più vincerà la libreria. Quello è a nostra discrezione. Sì, e verrà consegnata da Max a casa vostra, sempre sì, nudo, sì, sempre. Sì. Con l'impermeabile, ma sotto... Sì. Sì. Sotto... Vabbè, lasciamo stare. Ci sono domande? Avete qui Sabino a disposizione, ammazzatelo di domande. Walter Lenz ha detto che c'è il plugin della Waves, vedi?
Lui è furbo. Ah, l'IR. Si chiama. L'Abbey Road. Che si chiama? Già non me lo ricordo Plates, più. Abbey Road Plates. Allora, domande riguardo ai riverberi di cui stavamo parlando. Natalino dice se qualcosa è dovuto riguardo al midiverb, alla superiorità rispetto ai plugin, se il fatto che era un processore a 16 bit rispetto a quelli moderni che sono più precisi e forse più meno sporchi. Il 16 bit, allora in realtà molte connotazioni così particolari di questi riverberi di tutto quel periodo là, diciamo degli anni 90, fermiamoci lì, sono proprio dovuti alla, fra virgolette, non qualità dei convertitori anche. Quindi diciamo un po' il 16 bit fino a un certo punto, nel senso che il 16 bit sì, è una componente. Ovviamente c'è anche l'algoritmo di come funziona il riverbero che fa la sua qualità. Però moltissimi di questi riverberi qua, infatti il midiverb, se si piglia anche il quadraverb che è venuto dopo, anche altri riverberi più cheap, tipo l'Alex, molti magari qualcuno se lo ricorda. Sì, cavolo. Questi riverberi qua hanno un comune denominatore, che hanno comunque dei convertitori che sono convertitori degli anni 90, quindi un attimino più meno hi-fi, e quindi di fatto un po' per nascondere il discorso del rumore di quantizzazione, hanno generalmente, ma anche il 480 stesso, ha dei roll-off belli pesanti in alto. E quindi questo fatto qua, unito al fatto che la conversione non è hi-fi, rende quello che tutti noi riconosciamo come caldo. E quindi uno dei motivi è di questo calore è dato dalla limitazione. Non a caso, se prendete un qualsiasi beat crusher e lo mettete su una qualsiasi sorgente, e stranamente vi inizierà a piacere tanto quando mettete anche 8 bit. Non so. Poi ovviamente quello che sentite dopo è brutto perché sgrana, però l'impatto che si ha su certe frequenze diventa più interessante con i bit più bassi. Quindi questo unito ai bit con la risoluzione più bassa, unito al fatto che in alto comunque, per nascondere il rumore dei convertitori, avevano anche dei roll-off, rendeva il prodotto finale sempre più piacevolmente tondo. Quindi è quello il discorso anche. Quindi probabilmente adesso sui suoni molto digitali, molto perfettini, molto full range, eccetera, mettere un reverbero più sporco dà più una sensazione di analogico, dà più una sensazione di rotondo, di vero, di profondo. Sì, ma infatti non a caso anche nei mix, cioè una cosa che secondo me vale sempre la pena fare, quando si pensa di avere il mix perfetto nell'estensione in frequenza massima, che dice, oh, guarda, questo secondo me è proprio giustissimo, se uno prova a mettere un passo a basso e inizia a scendere giù, chissà perché, stranamente, pur limitandolo, il mix certe volte risulta più bello. Sì. Perché, qui si potrebbe aprire un grandissimo capitolo, però uno dei motivi per cui questo succede è che, di fatto, se io metto un roll-off in alto, non faccio altro che diminuire le criticità dello speaker. Quindi, se io... faccio un esempio veramente banale, ho dei piatti che spingono tantissimo in alto, ovviamente quei piatti là vanno a spingere tanto e vanno a mettere magari in crisi anche lo speaker. Quando io lo limito un poco in alto, non è che suona meglio, di fatto rendo più universale quel suono, e probabilmente sì, questo suonerà meglio un po' ovunque. Ora questo, detto insomma con beneficio di inventario, però nel senso, quello che succede è che molto spesso limitare il range d'ascolto a volte è meglio che usare un mix che è totalmente full range. Sì,
Sì. Scusate. Anche perché noi poi in natura non siamo tanto abituati a sentire full range, no, no. Quindi lo rende più naturale. L'Auraton, ad esempio, l'Auraton, sì, esatto. Il diffusore, è una prova del 9, cioè nel senso, non a caso, cioè se, ancora oggi, cioè, se il mix suona bene, poi anche questa parola bene è sì. Però diciamo mettiamo così, trasla bene su un diffusore limitato come l'Auraton, e purtroppo o meno male ha più possibilità che trasli bene un po' ovunque, un po' dappertutto, certo. Perché quel diffusore, semplicemente non perché quel diffusore diventa la legge, ma perché quello è un esempio di un diffusore limitato in frequenza, quindi esatto. Diciamo, se io ho un mix che spinge tantissimo in alto e che so, ad esempio succede tante volte sulla voce, dove io magari faccio dei boost particolarissimi a 12 kHz, 14 kHz, perché baso la magia del suono della voce sull'aria che ha questa voce qua, probabilmente quella magia là varrà solo nel mio studio, non varrà da un'altra parte. Eh sì, perché non tutti hanno i super tweeter per ascoltare. No, no esatto, senza, certo. Senza aprire poi il capitolo delle varie conversioni di MP3, insomma. Sì, certo. Tutto il resto. Poi alla radio, figurati, se lo senti alla radio. Allora, no, ma poi in radio è ancora peggio, perché certe volte quando hai dei mix che suonano tantissimo in alto, le radio a loro volta re-enhancer di tante cose, infatti i mix chiari generalmente in radio suonano peggio, perché vengono, le alte vengono ricalcolate in un modo che non è proprio consono, ecco. Poi loro hanno tutte le radio hanno il limiter multiband, lì, il compressore, sì, sì. Cosa che hanno, e quindi sì. Vanno un po' a riequalizzare in realtà, sì. Per dare un'omogeneità sulla base del genere della radio. E quindi bisogna stare attenti anche a quello, sì. Esatto, esatto. Allora, Francesco, ciao Francesco, ci chiede, vuole sentire qualcosa. Adesso non siamo organizzati in questo momento, ma se vuoi risentire Dusty Rax 3, l'abbiamo utilizzato nella scorsa diretta di lunedì, se vai su YouTube, cioè quando facciamo vedere Rematrix, puoi risentirlo. Cioè ci vai dopo, quando abbiamo finito, non sì, che ci dopo. Adesso, però. Jack Flash ci chiede c'è anche se c'è le demo audio anche sul sito. Sì, poi ci sono sul sito di Overloud e di Morvox. Allora, ragazzi, poi per chi sta guardando ci sta guardando su YouTube, o anche per voi se dopo volete andare sotto nella descrizione del video di YouTube che mettiamo subito stasera, ci saranno tutti i link ai siti di Sabino, Morvox, eccetera, se volete andarvi a vedere le demo, se volete acquistare altri pack, se volete dare un occhio a Rematrix, scaricarvi la demo, vedere come suona, eccetera, eccetera. Quindi dopo vi linkiamo tutto quanto. Ma ci chiedono se c'è il Libanez SDR1000. No. No, ecco, questo è un altro da mettere in Dusty Rax 4. Nel volume 4. Ma sono tantissimi, cioè noi nel senso ne ho messi 18, ma cioè, voglio dire, sono quelli che ho trovato, tra l'altro, perché insomma, già trovarne 18 non è così facile. Eh sì, perché poi il problema è che dare gli impulsi, bisogna avere la macchina fisica. Sì, infatti. Quindi praticamente ha setacciato eBay, Mercatino Musicale, Reverb per trovare tutte le giustamente le, Ivan le dice macchine... che tu annunci che ci saranno tutti i link eccetera, ma chi è che li mette? Beh, cioè allora cioè lui decide, poi lo devo fare io, hai capito? Ivan, vabbè. Non è che adesso dobbiamo andare a sottilizzare. Vabbè, continuiamo così. Vabbè. Ma senti Sabino, una domanda che ti faccio io adesso. Secondo te, per uno che comincia, ha senso andare a comprare una di queste macchine e utilizzarla insieme ai plugin, eccetera? E se sì, cosa consiglieresti tu, visto che hanno dei prezzi irrisori? Ma allora, utilizzarle ora come ora è una scelta di vita, ecco. È vero, è verissimo. Se uno è zen e diciamo vive così in campagna, gli piace troppo fare. Non ha problemi di tempo. Non ha... Allora, mettiamola così.
E che un po' questo no, scherzo, però il discorso non è tanto lontano da missare in the box o out of box, è sempre utilizzo hardware o non lo utilizzo. Allora, secondo me il bello di questo lavoro è che si sta perdendo un po' e che è giusto che invece continui a esistere, è che ci deve essere il gusto per quello che si fa. Quindi se una persona si acquista un riverbero perché ha gusto di utilizzarlo, perché lo fa sognare in qualche modo, e perché di fatto magari ha anche un utilizzo pratico per cui ottiene un risultato, assolutamente sì. Ovviamente è inutile negarlo che dal punto di vista pratico non è il massimo della praticità, perché specie per i riverberi significa che io mi devo magari fare un preset, lo devo salvare, poi lo devo richiamare, cioè non è una cosa così immediata, però secondo me dipende tanto da come uno vuol lavorare, ecco. Quindi, però può avere senso assolutamente. Cioè, ora voglio dire, veramente, appunto, sempre per parlare dell'LXP15, si trova a qualche centinaio di euro. Così tutti quanti, anche gli SPX90, 990, che sono dei riverberi, sì, secondo il Dastrek 2, se non sbaglio, e sono dei riverberi che hanno il loro perché, ancora oggi, secondo me. Cioè, ovvio che sono replicati in tanti altri modi, ecco, quindi, cioè, io personalmente non lo comprerei, ecco, però vedo comunque anche spediti tanta gente che usa ancora, che c'è in tanti studi che si usano anche i riverberi, ovviamente di classe superiore, parliamo di Precastri o il 480 che si vede ancora tantissimo, cioè è un discorso simile, ovviamente sono riverberi di classe superiore, però la modalità operativa è la stessa, ecco. Quindi diciamo, secondo me, ritorniamo a quel discorso, se uno ottiene qualcosa che ha un senso per lui, perché no? Sì, io per esempio per un lungo periodo usavo un PCM91 con un preset che era sempre quello sul bus delle batterie, perché era una stanza abbastanza stretta, che però mi dava latere, mi ingrossava, cioè secondo me, poi però appunto nel workflow è diventato... Poi la donna delle pulizie gli ha spostato la manopola, non riusciva più a trovarlo, l'ha brutato. Esatto. La rocker, esatto. Con il martello l'ha spaccato. E allora lì, a quel punto lì, ho detto non più. E però devo dire che avevo fatto un esperimento, il PCM91 si può collegare sia in digitale che in analogico. Sì. E in digitale suonava completamente diverso dal collegamento analogico e suonava veramente di merda. Ma vedi, cioè, che viene a quello che ti dico io, cioè, perché comunque quei convertitori là, nonostante il PCM91 sia recente tutto sommato, sì, comunque, però facevano davano il loro apporto al suono. È quello, ma tutti i riverberi in genere, sullo stadio di conversione, di fatto è gran parte del suono del riverbero finale, quindi ci sta. Ma i produttori di riverbero, di plugin, le hanno capite queste cose? Perché a volte sembra che i produttori sono più programmatori che... Ma è così, engineer. Allora, faccio una piccola deriva. Un altro dei prodotti che faccio io è 80 Spaces, che è un altro riverbero sempre a convoluzione, in cui abbiamo replicato lo stato di conversione. Ok. Certo. Questo motivo. Quello, vabbè, è un prodotto più indicato, proprio basato agli anni 80, su certi modelli precisi, e aveva molto più senso connotarli ancora di più. Però anche quello suona benissimo, perché replicate proprio i convertitori. Quindi per ogni modello c'è il suo convertitore. Esatto. Questo perché chi l'ha fatto, cioè tu, sei un audio engineer, sì, e quindi sai benissimo perché suona così e cosa devi fare per replicarlo. Invece secondo me ha ragione Andy nel dire che molti plugin sono fatti da programmatori che sono bravissimi magari come programmatori software, ma non sono gli utilizzatori
del device. Sì. Quindi o hanno delle user interface che non hanno senso, mettono, nascondono dei parametri troppo importantissimi, li mettono in punti che uno fa fatica a trovarli, si dimenticano appunto, cioè non sanno che l'importante, cioè quello che fa suonare così quel certo plugin, scusa, quella certa macchina, non è solo programmare il circuito, ma c'è l'alimentatore, ci sono i convertitori nel caso dei reverberi, eccetera. Probabilmente sì. molti non tutti, però molti programmatori dovrebbero farsi affiancare da persone che li usano sul campo tutti i giorni, perché è l'unione delle due figure, secondo me, che poi crea i prodotti. Assolutamente. Ma poi anche secondo me ora per il software e per i plugin in genere, secondo me c'è secondo me siamo in una situazione di stallo, cioè nel senso che comunque di emulazioni non se ne può più, mettiamola così, cioè nel senso, secondo me sono d'accordo, il compito delle software house ora non è quello di continuare a fare l'1176, ce l'abbiamo già, ce ne sono i milioni di 1176. Esatto. Devono inventarsi delle cose nuove ora. Sì. Qual è il problema? Qual è che moltissime software house non ovviamente non è che ti viene sempre l'idea geniale di creare qualcosa che non esiste, e due, non hanno il know-how per vendere qualcosa che non esista, cioè e spiegare alle persone che, per dirti, Rematrix ha avuto grandissime difficoltà prima di farsi conoscere, perché semplicemente Rematrix, certo, è un convolver, quindi sfrutta la convoluzione, però la forza di Rematrix, oltre al fatto che è multilayer, quindi io posso fare il blend di più riverberi, è che la sua libreria non è un clone, è una libreria che genera dei riverberi che non esistono in altro modo. Cioè, quindi il potere di Rematrix è che è come se io mi fossi comprato il nuovo riverbero della marca X. Cioè, fa dei riverberi diversi, ma perché come sono generati, come sono creati gli impulsi, è qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto. Quindi, ed è stato un problema, perché la gente purtroppo vuol sapere che modello è dentro. Non c'è un modello, c'è un riverbero diverso, e questo sembra una banalità, ma è difficile venderlo come concetto. È molto più facile rifare l'1176, che è peggio magari di tutti quelli che esistono ora, ma è molto più facile venderlo. Sì, sono d'accordo, però devo dire che adesso, cioè, è vero che l'utente, diciamo, il fruitore finale va anche un po' educato. Sì. E adesso ci sono i mezzi per farlo, c'è video ovunque, social, questo e quell'altro. Mi sembra che non abbia, cioè, che alcune software house che magari fanno dei plugin strepitosi non abbiano ben capito che quel plugin va comunicato in qualche modo. Non è, cioè, nessuno ha il tempo, la voglia di mettersi lì a scoprire una cosa. Esatto. Sei tu che gliela devi spiegare, sei tu che devi educarlo, sei tu che devi fargli vedere come si usa, perché si usa, finché diventa un prodotto familiare, e a quel punto le persone sono più invogliate a comprarla. Se no, appunto, cioè, capisco che è più facile vendere l'1176 o il NIF 1073, però, come dici te, ne abbiamo anche... anche basta, cioè, quelli, voi, cioè, ci sono. Cioè. Nelle altre dirette, io ne ho visto qualcuno dove fate la comparazione. Sì. Ma anche voi, cioè, le differenze che ci sono differenze che rientrano nelle tolleranze, ma anche tue di percezione del giorno. Non sono, in molti casi, sono, in certi casi ovviamente plateale una differenza, però in molti casi parliamo di differenze che, se io metto un equalizzatore, faccio un tilt di mezzo dB a 4 kHz ed è uguale all'altro, cioè nel senso... Infatti noi diciamo sempre, non è più meglio o peggio, preferisco questo per dei motivi, preferisco l'altro per dei motivi. In realtà lì noi facciamo AB, ma se uno ne avesse uno solo, con quello fa quello che deve fare. Cioè, che sia uno o che sia l'altro o che sia l'altro ancora. O anche gli stock plugin. Esatto. A me piace molto tutto questo nuovo mondo, diciamo, dei plugin
che utilizzano il machine learning o intelligenza artificiale, ognuno fa quello che tipo Galfos che nominavi prima, che usiamo tu, Suit, sì. O come si chiama quello che abbiamo preso oggi, Andy? Il, Sony quello Ball. Di Sony, sì, Sonyball, EQ qualcosa. Smart EQ3. Come si... cosa ne pensi di... Cosa ne pensi di questo nuovo trend? Infatti io se tu mi chiedessi quali sono i plugin che secondo te ha senso utilizzare ora, questi qua, perché ad esempio io sono un grande utilizzatore di Suit, mi piace tantissimo, anche perché di fatto fa qualcosa che è veramente nuovo ed è di fatto risolve tante problematiche. Sì, e soprattutto non lo puoi fare diversamente, no. Cioè non c'è un plugin che può fare quella cosa lì. No. Cioè, ad esempio, io cioè, di plugin dell'ultimo periodo che effettivamente, se tu mi dicessi cosa effettivamente ha cambiato il tuo workflow e che utilizzi e che prima non potevi fare, sono questi plugin qua, Suit prima di tutto, perché Galfos certe volte va, certe volte no. Sì, bravo, esatto. E ad esempio tutta la famiglia degli EQ dinamici, perché gli equalizzatori dinamici in genere danno delle libertà e delle possibilità di mix assolutamente impossibili prima. Cioè, io ad esempio spesso ho messo brani elettronici, faccio un sacco di sidechain interne, per cui con gli equalizzatori dinamici mi permette appunto di equalizzare strumenti in relazione agli altri. Questa era una cosa che fino a poco tempo fa non era possibile farla. Certo. Con una velocità bestiale pure, cioè non devi fare dei routing, cioè semplicemente apri un bus e riprendi la sidechain e la fai velocissimamente. Cioè, e qual è che, questo per chi ci segue, qual è quello, allora, cioè, quale usi io, più frequentemente? Equalizzatori dinamici io utilizzo o il FabFilter Pro o Q3, sì. Q3, o ad esempio secondo me degli equalizzatori dinamici che non ha una flessibilità massima, però che anche come algoritmo di equalizzatore è molto bello, è quello della Mac DSP, AE4000, AE400. Quello è un equalizzatore che ad esempio ha solo 4 bande, poi c'è anche la versione 6 bande, che è bello perché il suo equalizzatore, anche quando guadagna, ha l'algoritmo, penso che sia dei filter bank comunque, che ha un suono che è molto bello. Io utilizzo questi due, o anche a volte... quello della Waves, l'F6. F6. Mm-hmm. Sì, sì. L'F6 devo dire che ha avuto poca risonanza, secondo me. È un plugin spettacolare. Sì, sì. È molto pratico, poi ha anche delle funzioni di gruppo, che lo rende molto flessibile. E per fare il sidechain usi più l'F6, più il Pro Q3? Ma tutti e due, dipende, però con l'F6 mi trovo molto bene. Ad esempio il disco di Corrado Rustici avevo usato tanto quello lì, sì. Però poi a seconda dei periodi, però ad esempio Mac DSP purtroppo è limitato come bande, però suona bene, sì, perché nel boost, mentre per dirti FabFilter è veramente clinico come sì. Anonimo a volte, sì, però ad esempio sui cut è veramente, poi il fatto che puoi scegliere la tipologia di linear phase, low latency, cioè da quel punto di vista è perfetto. Ovviamente se fai un boost è un po' un brodino, ecco, insomma. Invece Mac DSP suona di brutto. La scorsa diretta avevamo proprio parlato delle 6, sì. Esatto. Che è proprio che ha questa proprio caratteristica, che è sì chirurgico, più o meno come un Pro Q3, però ha un suo carattere che gli dà un... È più musicale. Lo uso tanto, sì. Ad esempio, se lo devo utilizzare senza sidechain, solo come dinamico, tipo specie sul rullante, se voglio equalizzare il rullante senza far uscire troppi hi-hat, quello è perfetto. Perché di fatto riesco a fare dei boost dinamici solo quando ci sta lì, ovviamente, il rullante, e non equalizzo anche la hi-hat al tempo stesso. Ed è bello perché, siccome ha il suo suono, di fatto suona bene, ecco, insomma. Poi il filter bank di Mac DSP sono dei equalizzatori che ancora oggi suonano benissimo. Sì, 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 forse i primi
ad avere una vera emulazione analogica nell'ambito dei plugin digitali. Dei plugin. FabFilter parliamo di 20 anni fa, le prime sì. versioni. Quindi... Io uso ancora tantissimo le ML4000, il multiband. Cazzo, c'è una pigna che... Io uso sempre l'analog channel. Non trovo nessuno. Sì. AC101. No, no, ma anch'io ogni tanto lo uso, l'analog channel. Sì, poi sì. Ai tempi, voglio dire, vabbè, loro sono stati i primi. Quel pacchetto esiste da più di 20 anni. Sì, che erano solo per Pro Tools una volta. Sì, devo dire che... Sì. E tu pensa che lui... io lo conosco bene il progettista Colin. Sì, che abbiamo sempre detto dobbiamo fare una cosa insieme, non l'abbiamo fatta, però mai dire mai, perché ogni volta ci vediamo alla S, no, ma noi dobbiamo, sì, sì. 20 anni, lo dice. E però mi ricordo che quando lui gli equalizzatori doveva, lui in origine era un progettista, un programmatore di Avid, quindi quegli equalizzatori dovevano uscire per Avid, e poi Avid mi sa che non ci aveva creduto in quella cosa e lui ha fatto bene a farli da solo. Infatti, ha fatto bene, sì, perché mi ma sa questo che... Tu sai qualcosa di questo suo ultimo progetto ATB? L'ho visto, guarda, io ho visto tanta gente entusiasta di come suona, tu ti riferisci a quella unità che si collega a Thunderbolt? Sì, ho visto tanta gente entusiasta, però sinceramente io voglio dire, ti dico, io ho un sistema HDX, ho la Satellite, non ho voglia di mettere altri DSP collegati, sinceramente. E poi comunque ha i suoi limiti, perché di fatto ho 8-16 istanze, cioè 16 canali, quindi uso uno stereo, uso uno da 8-4 canali. Poi, non è proprio così economico. Sinceramente, poi per esperienza ti dico che queste cose qua uno dovrebbe provarle veramente sui mix, ma non su un mix, lo devo tenere 6 mix, sto strumento qua, e devo capire veramente perché... Cioè, non lo capirai mai. Se io lo piglio in studio, faccio un paio di prove, apro una sessione che ho fatto, ho messo un pezzo pure ex novo, non basta. Sì, poi c'è il rischio che fa la fine come l'amata Power Core di Max. Non so se che la Power Core che hanno abbandonato se abbandonano anche quello, hai speso i soldi, non fanno più il software, non lo puserai mai più. Ci sono tutta una serie di rischi a comprare quelle macchine, perché se fra 5 anni smette di svilupparla, tu ce l'hai e hai speso un botto di soldi e devi rivedere il tuo workflow. E poi, siccome il workflow diventa più complicato, bisogna capire se facendo l'analisi costi-benefici se ne vale la pena. Max, sei sparito, non ti si vede più. Sì, perché qua arrivo. Sì, non è che abbiamo perso chissà che cosa, però va bene, ragazzi. Io direi che per stasera, se non ci sono altre domande, abbiamo visto un po' di cose. Sì. Sabino, abbiamo avuto grazie a Sabino per la sua presenza. Grazie, grazie per il regalo che ci ha fatto. E ricordatevi su YouTube che il commento migliore da qui a cioè entro venerdì, quanti ne abbiamo venerdì? Perché se uno lo vede dopo e lo vede lunedì prossimo, pensa che è il venerdì quello dopo. Entro venerdì 14, venerdì 14 sceglieremo il commento secondo noi migliore, per così proprio nel senso. È insindacabile giudizio nostro, esatto. e lunedì diremo chi è il vincitore, perché ci dovrà contattare via mail in modo che gli possiamo mandare i codici della libreria. Walter, grazie a tutti, ci ringrazia Sabino e anche tutti gli altri, ci ringrazia, grazie Ivan, grazie dalla studio, grazie Biondolo, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo giovedì. Ragazzi, giovedì col mix di live mixing qua in diretta, e lunedì prossimo un'altra puntata dove faremo i nostri confronti come al solito. Ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao, Sabino, ciao, non andartene, che ci salutiamo bene. Okay. Ciao.